Dottor Alberti, in che modo pubblico e privato collaborano per migliorare la digitalizzazione e la sostenibilità in questo senso? Io penso che il nesso, il rapporto tra pubblico e privato sia essenziale sotto diversi aspetti. Io stesso sono un esempio di come il pubblico, sono un diplomatico di carriera, lavora nel privato e viceversa. Penso che dal punto di vista, aziendale, mettere in collegamento, favorire processi di conoscenza reciproca, di scambio reciproco di valore sia fondamentale. Quello che sta facendo l'ENEL deve essere conosciuto dal settore pubblico, deve essere conosciuto sempre di più. Quello che sto facendo io rispetto al Ministero degli Esteri è cercare di portare a livello internazionale una sinergia tra pubblico e privato che consente, renda possibile incrementare la competitività del nostro sistema Italia. Per esempio, lavorando sugli Innovation Hub che sono stati aperti da Enel nel mondo, oppure riunendo e facendo lavorare in sinergia le piattaforme digitali, per esempio quella di Enel Open Innovability, con altre piattaforme digitali, tra cui per esempio Innovitalia, che sono già operative e che insieme possono massimizzare gli effetti. Su questi argomenti siamo ancora un po' in ritardo rispetto agli altri paesi, ma nota che c'è una maggiore sensibilità ultimamente oppure è ancora in ritardo? Certamente sì, il ritardo è anche un'opportunità, abbiamo tanto lavoro da fare, lo possiamo fare recuperando i momenti che sono stati perduti. Credo che ci sia talento e valore, talento perché l'Italia sia nel pubblico che nel privato può esprimere davvero tantissimo, tantissimo potenziale, ci sia valore nel pubblico e nel privato. L'Enel è un caso straordinario di società ormai globale che può trasferire valore verso il pubblico, abbiamo a livello internazionale una diplomazia estremamente forte e efficace, impatta secondo le ricerche promette la diplomazia economica per oltre l'1% del PIL, insieme credo che si possa non solo ottenere subito un risultato di valore, ma anche creare e infondere una cultura diversa rispetto al valore che la digitalizzazione può dare all'internazionalizzazione e alla competitività del nostro ecosistema.